pochi mesi dalle elezioni, siamo a colloquio con l'assessore Monica Picca, un assessorato complesso, difficile. E le chiediamo intanto qual è stato il primo impatto con questa realtà e se ci può anche spiegare le varie competenze di questo assessorato. È stato un impatto diretto, con i problemi reali della cittadinanza, affrontandoli con un ascolto diretto con la stessa, nel senso io sono qui la mattina e la sera e da una parte c'è stata una fase di ascolto delle associazioni del terzo settore perché le mie deleghe riguardano le politiche sociali, i diritti degli animali, i cimiteri e la sanità, quindi a parte la sanità, quindi un aspetto molto molto concreto in cui l'amministrazione deve dare delle risposte a quelli che sono i problemi della gente ed è quello che io intendo fare attraverso una fase di ascolto e una fase di pianificazione e progettualità che deve essere a stretto giro e naturalmente ad una scadenza più ampia perché la progettazione riguarda una fase in cui si va a risolvere i problemi del giorno per giorno, ma l'altra invece è una pianificazione più importante che deve lasciare comunque una Allora, traccia. adesso magari entriamo anche nel merito di quelle che possono essere le prospettive dei vari settori, no? Quello della salute, quello del Sì. sociale, quello degli animali. Ma da come l'ha descritto, insomma, sembrerebbe quasi un assessorato ai problemi. Esattamente, esattamente, è un assessorato che deve risolvere i problemi della gente e soprattutto forse è quello anche un po' più in linea a quello che io faccio da sempre, perché poi da insegnanti noi dobbiamo cercare di risolvere un po', educare i ragazzi e poi naturalmente farli percorrere una strada giusta. Entriamo un po' nel dettaglio delle prospettive future. Ci sono tre settori principali, quello della salute, quello degli animali e quello del sociale. Da quale vuole partire? Possiamo partire tranquillamente dal sociale, che è quello che forse incorpora un po' tutto, no? Anche le altre deleghe che ho. Il sociale è un mondo in cui bisogna andare anche per settori e pianificare degli interventi. Ora noi stiamo lavorando sulla fase progettuale, ma soprattutto sulla fase di pianificazione. Quindi le associazioni del terzo settore ci stanno relazionando su quelli che sono i problemi reali, quindi dall'accoglienza per minori con la conoscenza di quelle che sono le realtà, quindi le case famiglia, l'assistenza domiciliare diretta e l'assistenza domiciliare indiretta, tutte quelle criticità che dobbiamo affrontare come comune, ma anche relazionandoci con quelli che sono organi competenti maggiori, quindi siamo in continua contatto con la regione perché, come sappiamo, le norme nazionali poi vengono calate sulle regioni che poi vengono calate sui comuni e quindi una programmazione univoca che tende a risolvere anche i problemi che riguardano la disabilità, cioè dare delle risposte a quelle che sono tali criticità. Facciamo un esempio concreto, se vogliamo andare sulla disabilità, è assolutamente incredibile che ci siano ancora barriere architettoniche insopportabili su questo territorio, a cui noi dobbiamo invece risolvere, cioè eliminare totalmente queste barriere che poi la legge sancisce, perché la legge 104 del 92 definisce quanto i comuni debbano abbattere queste barriere architettoniche, ma in realtà il comune di Fiumicino, partendo dagli stabilimenti balneari per poi arrivare anche a quelle che sono le strutture pubbliche e private, queste barriere esistono e stiamo lavorando su un piano strategico per andare ad incidere e dare delle risposte. Quindi faccio un po' l'avvocato del diavolo, chi non vede ancora cose in giro e dice ma questa amministrazione non sta facendo niente, non è così. Nel vostro progetto c'è di riuscire a risolvere le cose nel tempo che vi è stato dato dalla legislatura, diciamo. Anche perché in 2 o 3 mesi pianificare un progetto, ad esempio, di abbattimento e barriere architettoniche è quasi un miracolo, quindi noi lo stiamo facendo e credo che in tempi brevi già si possano vedere i risultati. Altro argomento che comunque riguarda la regione, ma poi a cascata riguarda ogni singolo cittadino, la salute. La salute, anche qui noi stiamo lavorando per dare delle risposte e questo anche il sindaco lo ha detto perché è assolutamente
incredibile che non ci sia un ospedale nel comune di Fiumicino. Un comune che fa riferimento all'ospedale Grassi, che è operato, è sotto sforzo quotidianamente, e quindi stiamo lavorando per questo. L'ultimo tema è un tema che sembra possa essere di minore importanza, ma invece è fondamentale per la vita di tantissime famiglie: il rapporto con gli animali. Il rapporto con gli animali è stato un rapporto, credo che non sia stato mai preso in considerazione come doveva essere. Se noi riteniamo che sul comune di Fiumicino non c'è un canile, già questa è una risposta di mancanza proprio di visione per quanto riguarda questo tema. Noi, i nostri animali, i nostri cani, i nostri gatti, devono seguire un iter a dir poco farraginoso, perché naturalmente sono accolti da muratelle, abbiamo la convenzione con Valle Grande, ma è evidente che un altro obiettivo che noi ci vogliamo porre, che ci siamo posti, è quello di portare avanti e strutturare un canile, un rifugio per cani e per gatti sul nostro territorio. E anche un'assistenza, magari, non so, un qualche modo di dialogo con cani e gatti che invece stanno bene, stanno nelle famiglie. Assolutamente, questo già l'ufficio lo fa, perché quello che di positivo ho trovato, ad esempio, è un ufficio che ha veramente a cuore gli animali, ma non ha gli strumenti per poter poi appunto tutelarli, no? Noi parliamo di diritti degli animali, poi in realtà se l'amministrazione non dà gli strumenti per poter portare avanti la tutela degli stessi, e naturalmente poi si chiude con il buon senso e la responsabilità del singolo. Ecco, questo non può accadere. Abbiamo trovato tanti problemi sui diritti degli animali, a partire dai daini, no? Il problema dei daini, il problema dei cinghiali, il problema dei gatti sono in ADR, no? I gatti di ADR, che non sono prettamente competenza del comune, ma in realtà il comune deve tutelare i diritti degli animali. Anche su quello stiamo risolvendo questa situazione. È un grande lavoro, è un grande lavoro su tre settori che poi raggruppano il sociale, perché anche sui diritti degli animali vogliamo un po' volare alto, cioè progettare, immaginare che tanti anziani ci chiedono di avere un animale da accudire, e molto spesso invece si tende a non dare agli anziani un animale, perché dice poi quanto tempo, no? Potrà accudirlo. Ecco, invece io ritengo che la pet therapy debba affrontare tante tematiche senza preclusioni e pregiudizi. Grazie e buon lavoro. Grazie.